Buongiorno, do la parola al direttore per l'appello. Lozzi Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, presidente Lozzi, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stellitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, l'ordine dei lavori, presidente. Allora c'è il numero legale, sono 17 più la presidente, Zitoli assente giustificato, quindi c'è il numero legale. Allora, comunico all'Aula che è constatato il numero legale, apro la seduta, sono 17 presenti e la presidente Zitoli che è assente giustificato e abbiamo anche la presidente Lozzi del municipio in aula. Nominiamo gli scrutatori. Allora, Guido, La Zazzera e Biondo. Allora, devo fare due comunicazioni. La prima, diciamo, di servizio, perché mi viene recapitato una richiesta di qualificazione CSA di Villa Fiorelli, quindi si inoltra la richiesta per la riqualificazione del centro sociale anziani e si inviano in allegato le raccolte delle firme dei cittadini che intendono usufruire di tale centro sociale. Sono state depositate appunto più di 400 firme, mi dicevano, ma non sono state fatte ovviamente le fotocopie, quindi do questa comunicazione all'Aula per notizia. Poi è stata fatta una richiesta da parte della consigliera Cerquoni che chiede la possibilità di discutere il punto 2, alla inversione, quindi per essere il primo punto. Quindi fare questo cambio, invertire. Mi scusi, l'avevo chiesto anche l'ultima volta alla presidente Zitoli per questioni personali, devo purtroppo andare via, quindi sarà possibile fare questo cambio? Sì, lo stiamo dicendo per questo motivo. Quindi ovviamente metto a votazione dell'Aula l'inversione e la possibilità di discutere questo punto come inizio di consiglio. Chi è favorevole? Cioè qui vedo braccia alzate e non, quindi dobbiamo fare la conta. Ma ok, mi sembra che questa sia la volontà. Ok, allora faremo questa inversione, quindi possiamo iniziare il consiglio con la proposta numero 2 che abbiamo adesso proprio invertito e dice: proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Cerquone e Carlone avente ad oggetto trasparenza sul livello minimo di servizio dell'AMA. Penso che ci sia un relatore di tale risoluzione, la consigliera Cerquoni, quindi ha facoltà
di relazionare. Buongiorno Vicepresidente, buongiorno consiglieri, buongiorno agli uffici, grazie per l'inversione dell'ordine del giorno. La proposta di risoluzione è la proposta del 24 novembre, è stata diverse volte portata in commissione e praticamente riguarda i livelli minimi di servizio di AMA. Il contratto di Roma Capitale con AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Scusi consigliere, un attimo, allora gradirei un po' di silenzio, nel senso che questo è comodo e vale per tutti, quindi perché poi il sottofondo rende un po' gli interventi un po' strani. Prosegui. Questo livello minimo ovviamente deve essere garantito perché è previsto da questo contratto di servizio che va dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2018 e ha previsto ovviamente il passaggio di AMA su tutto il territorio del municipio 7, ma su tutto il territorio del Comune di Roma. In molte zone del municipio noi sappiamo di avere un municipio che è diviso a metà in qualche modo. Da una parte infatti abbiamo sull'estremo confine verso quindi Castelli abbiamo il famoso PAP che è il porta a porta, nelle zone più interne abbiamo visto la raccolta differenziata stradale in 5 frazioni con un passaggio dai 3 cassonetti a 5 cassonetti. Questo aumento di cassonetti ha generato, ma è inutile dirlo perché ognuno di noi abita poi sul territorio e se ne è reso conto, ha generato non poche difficoltà, soprattutto perché in alcuni casi sono effettivamente posizionati su strisce pedonali, agli angoli delle strade, su strisce ovviamente blu, sui posti per disabili, forse è la cosa più vergognosa, a ridosso degli incroci e davanti ad esercizi commerciali con licenza di somministrazione. Ora appare evidente come la situazione sia in questo momento fuori controllo. Si è detto che AMA sta procedendo, ovviamente questa risoluzione chiede degli aspetti ben precisi. Chiedo solo una cortesia al vicepresidente. Vicepresidente, visto che c'è un emendamento proprio sull'atto, lo anticipo? Sì, stavamo parlando proprio adesso con loro. Però no, ecco, mi dicono che non si vota, quindi lei espliciti il fatto della modifica. Ah, ok, quindi non si vota. Allora faccio così, spiego prima l'atto e poi aggiorno un attimino la situazione. Perché ho voluto anche inserire il problema degli esercizi commerciali con licenza di somministrazione? Il problema è evidente. Negli anni passati, quando questi cassonetti sono stati posizionati e ad oggi vengono continuamente spostati, il problema è che si sono praticamente messi davanti a questi ai negozi, bar, ristoranti che pagano un'occupazione di suolo pubblico, quindi hanno il diritto di mettere sedie, tavolini o panchini all'esterno del negozio, ma che di fatto diventano inutilizzabili per l'odore che viene emanato da questi da questi cassonetti. Vi faccio presente che la scorsa estate è successo il finimondo proprio perché l'odore nauseabondo che proveniva dai cassonetti addirittura costringeva ai primi piani e ai secondi piani a rimanere con le finestre chiuse. È evidente che una situazione del genere non si può più ripetere nella prossima con l'arrivare del caldo, anche perché questo potete immaginare ha anche avuto risvolti negativi non solo sul decoro ma soprattutto sull'igiene urbana. Ovviamente sono i cittadini per primo a segnalare queste situazioni, non serve molto, basta fare un giro sui siti di quartiere, sui gruppi di quartiere su Facebook per vedere che per esempio in zona Furio Camillo ci sono cassonetti che sono proprio davanti agli scivoli per l'attraversamento delle strisce pedonali o sulla stessa via Gallia, qualcuno mi ha criticato, ma vivendo il quartiere è ovvio che quando si scende di casa quello si vede, sono a ridosso delle strisce pedonali, significa che basta semplicemente affacciarsi per rischiare di essere linciati dalle macchine che oltretutto viaggiano a velocità molto sostenuta e vi faccio presente che questo è molto pericoloso anche per i passeggini.
perché per controllare quando c'è un cassonetto a ridosso delle strisce, quindi proprio sulle strisce, basta sporgersi un pochettino e si viene travolti dalle auto, che ovviamente hanno la visuale coperta dal cassonetto. E d'altra parte anche molti cittadini per questo esercitano un controllo su quella che è la situazione dei propri quartieri. Quanto finora detto, è evidente che si chiedono semplicemente tre cose. Il primo è di avere una mappa del posizionamento dei cassonetti. Io credo sia incredibile non avere ad oggi la possibilità di vedere dove questi cassonetti devono essere collocati, di mettere questi cassonetti su delle strisce gialle, che sono le strisce apposite, e non vederle su strisce blu, strisce per i motorini, strisce per appunto strisce pedonali. Sono praticamente sistemati ovunque. Di ottenere il calendario degli interventi su ogni via municipale e la frequenza minima con cui AMA SPA interviene per lo svuotamento dei cassonetti, di pubblicare questo il calendario nel sito del municipio per permettere ai cittadini di segnalare il mancato rispetto del livello minimo di servizio, dando così la possibilità a tutti di verificare se questo è un contratto con cui le parti rispettano gli accordi presi e quanto sottoscritto, o AMA non sta funzionando. Non ho toccato il punto 2, cioè di procedere alle commissioni idonee, anche convocate congiuntamente alla valutazione del posizionamento degli stessi cassonetti, perché ricordo proprio una commissione ambiente in cui il Movimento 5 Stelle mi affermava la bontà dell'atto, cioè la volontà di procedere alla votazione favorevole dell'atto, ma di non essere, tra virgolette, d'accordo con la convocazione congiunta delle commissioni. Per me non è un problema, era per fare un lavoro sistematico, perché credo sinceramente, anche Presidente lo dica a lei, che se vogliamo dare un cambio di rotta, il cambio di rotta va dato con una sistematicità degli interventi, e questo vale per la manutenzione stradale, vale per il taglio, vale per la manutenzione del verde, vale per lo stesso caso AMA. Quindi se si vuole cambiare qualcosa bisogna essere sistematici e prendere strada per strada e capire quali sono le problematiche di sicurezza soprattutto di quella strada. Detto questo, quindi, come era stato insomma espresso dal Movimento 5 Stelle all'interno della Commissione Ambiente alla quale avevo partecipato, mi era stato detto appunto che non erano d'accordo su questo punto, su tutto il resto sì, ma su questo punto no, e ovviamente ho chiesto decido di eliminare il secondo punto all'ordine il secondo punto del risolve, ma di mantenere in piedi tutta la struttura, perché è vero che magari si sta lavorando, ma ad oggi non mi è sembrato che noi avessimo ottenuto il posizionamento di tutti i cassonetti, né tantomeno la situazione AMA in determinati quartieri sia migliorata, anzi in alcune situazioni proprio il posizionamento dei cassonetti risulta notevolmente peggiorato. Detto questo, mi riservo di intervenire all'ultimo come intervento conclusivo. Grazie. Ok, allora si apre il dibattito, però comunque prima dicevamo che questa modifica viene effettuata da ambedue i consiglieri, quindi, che hanno firmato, immagino, giusto? Ok, e quindi viene cassato. Ok. Apriamo la discussione, chi vuole intervenire su questa risoluzione? Posso stare anche altri 15 minuti così io, se volete. Se vuole, consigliera, non è obbligatorio, vuole? Ok, andiamo a facoltà. Consigliera Ariano. Grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Dunque, noi abbiamo valutato ed abbiamo invitato, e parlo in questo caso in qualità di Presidente della Commissione Mobilità, Ambiente, Decoro e AMA, abbiamo invitato la collega Cerconi proprio per avviare con lei un discorso che era legato alla possibilità di specificare ancora di più
la proficua interlocuzione che negli ultimi mesi abbiamo avviato con AMA. Già nel momento in cui comunque è stata presentata questa risoluzione avevamo proposto determinate richieste ad AMA. È evidente che il passaggio di amministrazione, l'ancora non avvio dell'applicazione del nuovo contratto per una serie di fattori anche interni alla società AMA hanno portato la stessa ad evidenziare alcuni differimenti nella risposta ad alcune delle nostre richieste. Dicevo, proprio per questo, nel momento in cui comunque abbiamo approfondito anche le indicazioni, comunque perché si tratta di indicazioni, nel momento in cui abbiamo di fronte una risoluzione, parliamo di un atto di indirizzo. L'atto di indirizzo ovviamente quando si va ad incardinare in quelle che sono già delle attività che l'amministrazione intraprende può in qualche modo essere a nostro avviso fuorviante. Quindi avendo già avviato un'interlocuzione con AMA che ha portato da nostra parte a richiedere un qualcosa di più della semplice mappatura. Di fatto domani, sono molto soddisfatta di questo, mi permettete gentilmente una digressione, avremo il responsabile AMA che ci presenterà il lavoro che noi avevamo in qualche modo commissionato agli stessi. Noi non abbiamo chiesto ad AMA una semplice mappatura, quindi una rappresentazione di quella che è il posizionamento dei cassonetti. Noi abbiamo chiesto loro di effettuare una puntuale verifica di quella che poteva essere, di quella che era la documentazione, il posizionamento risultante dalle banche dati interne, che ovviamente per X motivi derivanti ovviamente da quello che è l'adeguamento appunto al passaggio alle 5 frazioni, da quelle che possono essere esigenze relative a spostamenti vari, perché è innegabile ovviamente che gli utenti della strada in alcune occasioni per poter posteggiare siano anche arrivati a spostare fisicamente il cassonetto. Quindi noi abbiamo chiesto questo ad AMA. Stante la situazione che a voi risulta nelle vostre banche dati, ripercorrete il territorio che, come anche la collega consigliera ci ricordava e come noi sappiamo benissimo, è molto vasto, ha una tipologia a livello di urbanizzazione che è in alcuni casi difforme e quindi nella fase conclusiva questo lavoro, ma comunque abbiamo chiesto appunto di verificare effettivamente se lo stato attuale corrispondesse a quella che era la banca dati. Oggettivamente, contestualmente a questa verifica, abbiamo richiesto che nel tempo potessero essere progressivamente, ove riscontrate difformità, ricollocati laddove il posizionamento originario risultasse, in base appunto a questo aumento delle 5 frazioni, il più consono rispetto alle caratteristiche della strada e del codice appunto del codice della strada, delle caratteristiche di visibilità, eccetera. Le varie segnalazioni derivanti dal fatto dell'eventuale rottura, malfunzionamento o magari carenza appunto del cassonetto stesso. Quindi l'impulso e quello che viene comunque riportato nel risolve è una parte di quello che è ricompreso nel lavoro che AMA sta concludendo e che sta svolgendo nell'ambito del territorio. Avevamo appunto poi, passo al secondo punto del risolve, nel quale appunto la collega ha detto che appunto dietro le nostre, avevamo appunto concordato che anche l'istituzione dell'osservatorio permanente rifiuti,
deliberazione che è al secondo punto dell'ordine dei lavori di quest'oggi in qualche modo facesse decadere tale tematica, anche perché riteniamo che prioritariamente sia il soggetto gestore che debba recepire quelle che sono le eventuali criticità derivanti da quelle che sono anche le varie segnalazioni che pervengono dal territorio, e quindi è tutto un circolo che in qualche modo torna allo stesso punto, stante il fatto che la collega e i colleghi proponenti hanno appunto detto che questa parte si concordava nell'eliminarla. Passo al punto numero 3, si chiedeva appunto di ottenere il calendario degli interventi su ogni via municipale e la frequenza minima con cui AMA SPA interviene per lo svuotamento dei cassonetti, che è che è strettamente connesso al punto 4 relativo alla pubblicazione del calendario sul sito del municipio per permettere ai cittadini di segnalare il mancato rispetto del livello minimo di servizio. Ora, ci sentiamo in questa sede di dire molto semplicemente, non vogliamo però sembrare né semplicistici né ovviamente superficiali. È evidente che dei servizi strettamente operativi, quali sono appunto quelli legati al servizio su strada, possano essere anche soggetti ad una serie di differimenti piuttosto che di variazioni, che qualora si chiedesse puntualmente un'effettiva calendarizzazione potrebbe in alcuni casi magari pur anche in generare delle aspettative, ma non nel livello nel senso di aspettative errate in relazione al livello minimo, ma magari appunto nel senso che magari ci possa essere un qualcuno che si attenda che il cassonetto possa essere svuotato alle ore 10 e in realtà magari quel cassonetto, a causa magari di una seconda fila, non potrà essere svuotato e quindi magari si salterà il giro la persona, non ci sembra, è sicuramente sarebbe molto, molto positivo poter avere una città, ma in una città come Roma, in un territorio complesso come quale appunto è il nostro, mi sembra difficile, allo stato di tutto un insieme di fattori, poter dire che la pubblicazione di un calendario degli interventi su ogni via possa essere poi realmente anche quello che la fotografia successiva dell'eventuale intervento. Quindi semplicemente in questo contesto che la risoluzione nell'insieme viene da parte nostra, è stata accettata favorevolmente proprio perché è un ulteriore spunto proprio nell'ambito della discussione di oggi di quelle che sono tematiche che sono al centro da sempre e dall'inizio della nostra consiliatura. Il Movimento 5 Stelle è strettamente ha una volontà ed è strettamente collegato a quelle che sono le istanze della cittadinanza e alle loro segnalazioni e alle loro richieste. Consigliere Ariano, 30 secondi ancora. E allora, ovviamente, queste erano le nostre osservazioni. Vi ringrazio. Io l'avevo detto 30 secondi, ma vedo che già stava al termine. Sì, avevo un'altra cosa da dire in relazione al servizio, proprio per dimostrare come AMA abbia ultimamente come AMA abbia dimostrato proprio nel corso dell'ultima settimana di aver recepito positivamente quelle che sono le nostre richieste, di fatto in alcune delle vie che sono quelle più densamente popolate del nostro territorio, quale via Flavio Silicone, via Licilio Stolone, via del Calpurnio Fiamma e tutte le vie limitrofe, nel corso dell'ultima settimana è stata avviata un'implementazione di quelle che sono le utenze non domestiche per il servizio della differenziata. Ciò significa che si è avviato uno studio specifico che risponde alle esigenze del territorio e i cittadini vedranno i cassonetti solamente per il loro utilizzo. Quindi l'interlocuzione è positiva, propositiva, e noi di questo siamo ampiamente soddisfatti. Grazie. Grazie consigliere, grazie. Ci sono altri interventi? Ci sta? Un altro intervento? Consigliere Giannone, a lei.
Sì, grazie Presidente. Dunque io volevo solo aggiungere a quanto detto dalla collega consigliera Ariano che in effetti il problema è sicuramente sentito. Non possiamo ovviamente dimenticare l'estate scorsa quello che è stato naturalmente. E infatti ricordo anche molto chiaramente le commissioni che abbiamo fatto invitando AMA nel mese di settembre, ne abbiamo fatte diverse, una di seguito all'altro, per cercare di comprendere le motivazioni, per capire come mai, per capire quali fossero eventuali ostacoli ad una diciamo, raccolta efficiente, no? Il problema del maleodore. Ci hanno spiegato cose molto interessanti, abbiamo anche capito che c'era una disorganizzazione probabilmente interna, comunque una scarsa efficacia degli interventi, nonostante effettivamente tutti gli sforzi che il personale e gli operatori facessero quotidianamente, però evidentemente c'era un problema di organizzazione, almeno questo è quello che ho compreso io partecipando a quelle commissioni. È sicuramente fuor di dubbio che capire il problema e conoscerlo sia il primo passo per poter suggerire miglioramenti, suggerire eventuali azioni correttive. Ma sinceramente penso che non basti avere un calendario o una mappatura, nel senso che sono forse le prime diciamo, notizie che uno dovrebbe acquisire, però probabilmente per la risoluzione, sì, l'abbiamo chieste anche, ricordo, in una di quelle commissioni, in una di quelle prime commissioni di settembre ai responsabili AMA, avere diciamo, una visione dei passaggi, degli orari, eccetera. Tant'è che, esatto, diciamo che probabilmente è stata una richiesta che hanno dovuto così elaborare in modo far proprio in modo abbastanza fluida nel tempo. Comunque, come diceva la consigliera che mi ha preceduto, i risultati adesso cominciano a vedersi, perché forse da quelle richieste, reiterandole per varie forme, in vari modi, siamo riusciti a otterremo, penso presto, le sentivo, una risposta, quindi un quadro almeno di quello che è dell'ESIS, come si dice. Però francamente temo che sia comunque una piccola porzione di informazione, che non basti tutto questo, conoscere dov'è il cassonetto, bisognerebbe conoscere se viene svuotato, se viene svuotato in tempo, lo stato dei cassonetti e non solo i cassonetti, la raccolta per esempio presso diciamo, la qualità della raccolta che viene fatta, mi chiedo, no? Effettiva, quindi un monitoraggio anche su quello, un monitoraggio sullo svuotamento dei cestini che sono sparsi per la città, e il monitoraggio della raccolta per esempio sul delle utenze commerciali, che è anche molto rilevante come problema. Ecco, tutto questo secondo me non può che essere fatto da un organismo che costantemente stia sul pezzo e acquisisca ripetutamente nel tempo le informazioni, quindi non è solamente un calendario che oggi ci viene dato e poi dopo ogni cittadino, sicuramente è una cosa utile, ogni cittadino ha la possibilità di valutare se è passato o meno il camioncino all'orario previsto. Questa è sicuramente un'informazione proprio di base che io darei per scontata. Quello che ci manca secondo me per arrivare ad una normalizzazione, badate bene, non alla risoluzione di un problema, ma alla normalizzazione di un fenomeno, che è quello della raccolta dei rifiuti, che dovrebbe essere una cosa normale, un qualcosa che fa parte della nostra vita civile. Ok? Ecco, questo monitoraggio non può che essere fatto da un organismo che quotidianamente, direi, acquisisca informazioni, dati, li rielabori, segnalazioni dai cittadini, certamente, ma li poi li prepari, li analizzi, perché altrimenti
diventa solo un lavoro puntuale o di passacarte in cui prendiamo le segnalazioni dei cittadini e li giriamo ad AMA e non arriviamo mai ad una sistematizzazione del problema. Ecco, quindi secondo me la risposta ad un problema così, diciamo, coinvolgente, permettetemi di dire, no? Un problema che ci riguarda quotidianamente, non può che essere un qualcosa di più ampio e più organico. E per questo che noi abbiamo proposto, e ringrazio la Presidente della Commissione Ambiente per questo, promosso questo osservatorio, istituzione di un osservatorio che ha proprio questa finalità: raccogliere le informazioni, i dati, rielaborarli, sentire AMA, aprire un confronto, dare supporto alla Commissione Ambiente, supporto concreto, pratico, con dei dati, affinché poi la Commissione, che è l'organo politico e di indirizzo, dia... Scusi consigliere, il telefono vicino che sento che... Il mio, okay. Scusa, sì. Ok. Quindi proprio per questo motivo, dicevo, l'osservatorio può essere un buon organismo che supporti in modo efficace, possa supportare in modo efficace le decisioni poi politiche della commissione competente. Grazie. Grazie consigliere Giannone. Abbiamo altri interventi? Consigliere Toti, è un piacere. A lei la parola. Grazie Presidente. Io penso che sia utile che oggi si discuta in profondità rispetto a questo servizio fondamentale, importante della città di Roma, che purtroppo negli anni ha funzionato molto molto male, con critiche molto forti da parte di tutti, voglio dire, in primis dai comitati di quartieri, cittadini, giornali. E voglio dire, perciò dobbiamo cercare, anche come settimo municipio, di apportare modifiche rispetto al servizio. Io già in campagna elettorale avevo chiesto due cose, sia l'osservatorio, che oggi arriva praticamente al battesimo, ed è questo fondamentale, importante, e anche il contratto di servizio decentrato, due elementi che io penso siano centrali rispetto alla qualità del servizio nel nostro municipio. Quando appunto qualcuno già parlava di calendario e mappatura, ecco, io penso che è importante poi un altro elemento, l'analisi della qualità del servizio, perché il discorso della qualità del servizio è fondamentale, oltre il discorso del calendario appunto e del comitato e della mappatura. Dicevo del contratto di servizio decentrato perché i comitati di quartiere, le istituzioni devono essere protagonisti maggiormente rispetto al servizio, e come ci ha detto più volte, abbiamo incontrato i responsabili AMA sia a livello municipale e sia dirigenti AMA a livello di struttura cittadina, ci hanno detto, ecco, della differenziazione dei nostri territori, a parte il nostro territorio, ma rispetto agli altri territori, agli altri municipi di Roma. Perciò rispetto a questo è importante se si arrivi non soltanto come adesso alla possibilità di gestire qualche ora come municipio rispetto al contratto di servizio cittadino, ma arrivare a un contratto di servizio decentrato che veda protagonista l'osservatorio, che è il momento centrale rispetto al dibattito, rispetto alla proposta del servizio a livello municipale, e che possa dare anche indicazioni rispetto a un servizio di qualità che abbia appunto delle caratteristiche specifiche, zonali, anche perché, ecco, l'analisi che noi faremo nella prossima commissione, che è stata indetta mercoledì, appunto l'esame delle aree di servizio del nostro municipio. Perciò oggi il dibattito che andiamo a fare
rispetto alla creazione di questo osservatorio. È, come ho detto, un momento molto importante la creazione di questo osservatorio, col coinvolgimento dell'associazionismo e io dico pure la centralità dei comitati di quartiere rispetto alle scelte, all'indicazione, all'indirizzo che noi daremo al servizio attraverso questo momento importante, essenziale, che è l'osservatorio, l'istituzione di questo osservatorio municipale permanente per i rifiuti del settimo municipio. Perciò senz'altro un augurio di buon lavoro all'osservatorio che oggi noi battezzeremo, come ho detto, e che è un momento importante, fondamentale per speriamo un cambiamento positivo di quello che è il servizio dell'AMA nel nostro territorio. Grazie consigliere Toti. Ci sono altri interventi? Nessun altro? Allora andiamo con dichiarazioni di voto? Ah, voleva poi concludere? Ok, ne ha facoltà. Grazie. 5 minuti solo per ribadire alcune cose. Allora, questa risoluzione è stata depositata il 24 novembre e come tanti atti che vengono depositati da Fratelli d'Italia, ma da tutta l'opposizione, vengono passati dopo mesi e mesi. Io mi aspettavo un comportamento diverso dal Movimento 5 Stelle, questo è un mio parere, perché proprio nelle commissioni si era parlato di questo e si erano detti giustamente d'accordo con quanto scritto nell'AMA. Io vorrei ricordare, ho sentito dire che la tematica è caduta, la tematica non cade finché non è risolta. E non è risolto perché non si può dire, Presidente della Commissione, che il problema, che i cittadini devono dire al gestore ed è il gestore che deve risolvere il problema. Il problema lo dobbiamo risolvere noi. Cioè, quando si scrive, io il consigliere Carlone abbiamo tenuto a specificarlo, che il tema della trasparenza dei servizi offerti dall'amministrazione comunale e di cui il Movimento 5 Stelle è il primo portatore, e io ne sono molto felice di questo, e delle società è elemento centrale nel rapporto istituzioni-cittadini, e viene bocciato un atto con cui si chiede di pubblicare sul sito del municipio il calendario degli interventi. Mi si dice che sì, effettivamente queste sono delle prime notizie che dovremmo acquisire. Certo, sono le prime notizie che dobbiamo acquisire, ma se ancora non le abbiamo, perché queste ancora non le abbiamo, mi sembra strano che oggi si venga in aula per dire c'è qualcosa che non va, questo atto non va bene, quando ne abbiamo discusso in commissione, chiede le basi di quello che dovrebbe essere un inizio di controllo puntuale di quello che è il lavoro dell'AMA. Mi sembra incredibile sentire dire certe cose. Ho sentito dire il fatto che i cittadini controllino, lo diamo per scontato, non ci serve un lavoro puntuale. Sbobbinerò e mi farò carico di questo, quello che è stato detto oggi in consiglio, perché mi sembra da alcune delle persone che ho sentito parlare in commissione e che in commissione hanno detto altro, perché io vi chiedo semplicemente di rileggere i punti e di rifletterci, perché è ottenere la mappa del posizionamento dei cassonetti, si parla di sicurezza dei cittadini. Perché noi possiamo parlare quanto ci pare della qualità del rifiuto, la qualità del servizio dipende da dove sono posizionati i cittadini, da dove sono posizionati i cassonetti, se è possibile svuotare questi cassonetti e quindi con quanta frequenza questi cassonetti vengono svuotati, e permettere ai cittadini di controllare quello che sta succedendo. Cioè, abbiamo chiesto, come avete fatto voi per tante altre cose, di pubblicare il calendario sul sito del municipio. Cioè, votando no, voi state dicendo ai cittadini che loro, quando l'AMA deve passare, come ha detto la Presidente, non è importante, perché può anche saltare un giro se c'è una macchina in doppia fila. Mi dispiace dirlo, ma potremmo risentire la registrazione, me la sono appuntato come frase. E questo può accadere, ma non deve accadere. E quello che noi vogliamo è che, uno, ci siano i cassonetti collocati dove devono essere collocati. Non mi si può dire che il collocamento dei cassonetti non sia essenziale. È essenziale, è pericolosissimo, sono sugli incroci delle strade. Ho sentito delle cose che, sono francamente, da voi non mi sarei mai aspettata. Ma non mi sarei mai aspettata proprio per il lavoro, A, che su queste tematiche si sta portando avanti, B, sul fatto che in commissione
avete dato il vostro pieno appoggio e oggi si viene in consiglio a dirmi che questo forse è superata. Per me, per il consigliere Carlone, per Fratelli d'Italia, una tematica non è superata se non viene risolta. E ad oggi la tematica di Ama sul municipio non può essere risolta, né tantomeno quella della presenza dei cassonetti davanti alle attività commerciali che pagano l'occupazione di suolo pubblico e che procedono alla somministrazione. Detto questo, io chiedo una riflessione seria al Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la votazione su quest'atto, che è un atto relativo, come dice l'oggetto, alla trasparenza. Grazie. Grazie consigliera. Comunque sì, mo le do la possibilità, aspetti un attimo. Comunque facciamo anche un po' di pubblicità gratuita, abbiamo liberi.tv che, come si dice, è lo streaming, e quindi qualunque cosa la possiamo rivedere. Non voglio dire adesso, c'è. Quindi è quella notizia, da quella che c'è la possibilità di rivedere il consiglio. Poi un'altra comunicazione, sembra banale, ma mi chiede appunto il nostro, diciamo, responsabile dell'aula, di non toccare possibilmente o modificare manipolare i microfoni, perché se movimentiamo il sistema poi non funzionano. Quindi lo dico perché anche io sono uno di quelli che generalmente tocca qui e muove. Però ci teneva a che fosse data questa notizia, perché poi qualcuno comincia a non funzionare. Grazie. Allora, aspetti un attimo, consigliere. Allora, consigliera, no, lei non può intervenire, infatti mi stava... Però sono stata chiamata in causa e devo evidentemente... Sì, però non l'ha fatta. Sono state riprese delle mie... Non l'ha fatta, non ha fatto il suo nome, non ha fatto il suo nome, quindi... Io prima, mentre parlavo, ho detto che sono la Presidente della Commissione. Presidente, in dichiarazione di voto lei può intervenire. Indicazione di voto può intervenire, non può farla per cosa personale. Beh, però comunque avrei voluto chiarire quello che... Lo fa in dichiarazione di voto? Vabbè, ok. Grazie. Allora, quindi conclusa la discussione. Per dichiarazioni di voto, chi vuole intervenire? No. Nessuno lì interviene per la dichiarazione di voto? Ok. Consigliere Ariano, è il momento che può intervenire. Grazie Presidente. No. Non mi è consapevole del fatto che ci sia Liberi TV, perché appunto insomma non si tratta di pubblicità, ma contribuiamo noi, quindi è evidente che io abbia contezza e noi abbiamo contezza di quando era parliamo, un piacere dirlo come, ecco, insomma, ecco, quindi se evidentemente mi sono espressa in modo poco chiaro o comunque totalmente travisabile, mi dispiace, evidentemente dovrò magari essere più schematica. Questa è una cosa che mi prometto a me stessa per il passato. Ripeto, assolutamente, come viene i contratti, del contratto di servizio prevede che Ama dia pubblicità, che ci sia trasparenza, allo stesso modo prevede ovviamente le segnalazioni dei reclami. Quindi noi non stiamo dicendo ai cittadini di fare altro se non tutto ciò che è nel loro diritto, ovvero informarsi e ovviamente nel loro diritto segnalare, e ovviamente dalle segnalazioni vengono eventualmente anche rimarcate, si fanno le statistiche e vengono magari più agevolmente all'occhio le eventuali criticità. Per riprendere il discorso precedente, tutto il lavoro che è stato commissionato, che è ben più ampio rispetto a una semplice mappatura, è evidentemente volto alla evidenziazione, qualora ve ne fossero riscontrate, di eventuali criticità e alla loro risoluzione. Non ho problemi a rileggermi, ascoltarmi e eventualmente riverificare ciò che probabilmente non è chiaro dell'esposizione precedente. Tengo anche a ribadire la questione del passaggio ostruito eventualmente nei casi di doppia fila, perché alla nostra commissione
ha avviato una richiesta specifica nei confronti di chi ovviamente ai sensi del regolamento rifiuti e insomma delle normative specifiche in materia, nei confronti sia dei vigili urbani sia di AMA stessa. Stiamo attendendo l'ultima reportistica relativa a tutti gli accertamenti effettuati in materia di rifiuti nell'arco del 2016. Abbiamo già dai primi dati che abbiamo ricevuto rilevato che l'incidenza della sosta sui cassonetti è alquanto significativa e quindi non può essere ignorata in quanto criticità. Non è sicuramente un fattore che noi riteniamo ineluttabile, e se noi acquisiamo i dati è evidentemente per avere delle basi oggettive sulle quali muoversi, non solo su una eventuale critica sterile o una mera presa d'atto, altrimenti evidentemente non ci riterremmo dei cittadini attivi e ancor di più degli amministratori che tentano in qualche modo di avere un approccio, noi non diciamo nuovo, ma magari forse con un ambizioso rispetto a quella che è l'attuale. E quindi, insomma, consigliera, il voto del noi gruppo? Noi ci asteniamo. Ok, grazie consigliera. Come ha visto, io ho dato qualche minuto in più, insomma, anche come argomento per rispondere. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cercuni. La maggioranza, il voto sarà ovviamente favorevole. La maggioranza ha parlato di disorganizzazione interna ad AMA, scarsa efficacia degli interventi, ed ora scarica il problema su quei cittadini che, sbagliando, lasciano ovviamente la macchina davanti ai cassonetti. Ma è evidente che è sbagliato, è evidente che questo non permette lo scarico. Ma secondo voi quello è il problema principale per cui i cassonetti sono piazzati sulle strisce pedonali o a ridosso degli incroci? Qua stiamo parlando di un'altra cosa. Io ho l'impressione che che non sia stata letta, perché chiede delle cose talmente banali e talmente semplici che sarebbero che avreste dovuto fare da quando siete stati eletti a questa parte. Cioè, siamo arrivati oggi a marzo che questa cosa non è ancora stata fatta ed è di una banalità assurda. Semplicemente chiedere e passare via per via a vedere perché i cassonetti sono messi sulle strisce pedonali a ridosso degli incroci. Questo dobbiamo fare, vedere con quanta, perché non è solo questo, e vedere con quanta frequenza AMA passa. Ma è possibile che è così complessa come cosa? Possibile che oggi mi si dica... Possibile che oggi mi si dica no, non va bene, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo valutare altri elementi? Oggi dobbiamo... sto concludendo e ho spiegato la mia motivazione, la motivazione del consigliera, voto mi faccio la cortesia, visto che ho fatto la stessa cosa. Sto concludendo, un secondo, e sto concludendo, quindi mi sembra di chiedere una cosa normalissima. Mi sembra che Fratelli d'Italia abbia portato degli atti che siano di trasparenza e indirizzati verso la trasparenza, che dovrebbe essere uno degli elementi chiave del Movimento 5 Stelle. Pertanto Fratelli d'Italia voterà favorevole all'atto. Grazie consigliera. Altre dichiarazioni di voto? Sono rimasti due partiti, ecco che alza la mano dall'altra parte, il PD. Consigliere Ciancio, grazie, ne ha facoltà. Presidente, grazie. Consiglieri, e il PD naturalmente rispetto a qualsiasi attenzione verso questo increscioso problema che abbiamo nei territori e nelle strade, come dire, ha un'attenzione particolare, e quindi chiede quindi alla maggioranza che vada a verificare le planimetrie sul posizionamento dei cassonetti. Peraltro si stanno concludendo alcuni quadranti nuovi in cui dovranno essere guardati con più attenzione rispetto alle attività commerciali. Io ne potrei citare tante di situazioni incongruenti che conosco molto bene, dove gli odori, ahimè, o la normativa precluderebbe il posizionamento dei cassonetti in prossimità di attività commerciali o di unità abitative poste al piano rialzato. Ci sono delle situazioni incresciose, proprio per questo siamo favorevoli a questa proposta, che mi sembra che vada comunque e meriterebbe assolutamente, poi ne parleremo anche dopo nell'altra delibera che dovremmo approvare, favorevole a questa proposta di risoluzione. Inviterei peraltro
la maggioranza a fare attenzione, perché la situazione è critica ed è sotto gli occhi di tutti, basta andare in giro, si vede questa disorganizzazione che c'è e in quest'ultimo periodo si è accentuata, dove cassonetti vengono spostati magari a mano ogni sera per posizionare l'indomani mattina il furgone delle precarie attività commerciali. No, è stato sempre, però non è plausibile, voglio dire, chi si accinge a dire e a fare deve eseguire. Quindi, consigliere, dichiarazione di voto, grazie. L'ho già fatta la dichiarazione di voto, quindi la proposta è positiva, per cui il PD recepisce bene questa proposta. Grazie. Grazie, collega Ciancio. C'è un'altra dichiarazione di voto, vedo. Consigliere Toti, Roma Popolare. Sì, noi votiamo comunque a favore, anche se non ci sono indicazioni rispetto a quello che per noi è un tema centrale, quello del contratto di servizio decentrato. È chiaro, accendere i riflettori su un servizio purtroppo ancora carente, e come ho detto in precedenza è stato carente negli anni passati, diciamo quasi da sempre un servizio carente, quello della pulizia della città di Roma. Però ecco, per mettere una marcia in più, io l'ho detto, a parte l'osservatorio che è importantissimo, fondamentale, oggi parte l'osservatorio del nostro municipio, è importante avere la possibilità di gestirlo direttamente il contratto di servizio. Io penso all'umido per riportare quelle che sono le critiche dei cittadini del nostro municipio, che più volte sono venuti. L'umido, la raccolta di umido che passa non quanto dovrebbe passare, in quanto rimane per più giorni l'umido, e con le conseguenze che tutti quanti conoscono, e magari su questo una correzione andava fatta, e se avevamo un contratto decentrato potevamo gestirla noi direttamente, come altre cose che per noi non funzionano a dovere nel municipio. Purtroppo questo contratto di servizio decentrato la consigliera Cecconi non l'ha messo nella sua risoluzione, e in questo vediamo una carenza. Però ecco, il fatto positivo di aver acceso i fari in modo forte rispetto a un problema di questo tipo, noi lo condividiamo e votiamo a favore. Grazie consigliere Toti, non si può avere tutto dalla vita, quindi si deve fare una ragione. Allora, non essendoci più adesso, quindi abbiamo concluso gli interventi, le dichiarazioni di voto, e procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Non abbiamo nessun contrario. Allora dovremmo avere degli astenuti. E vedo che alzano le mani. Allora, l'atto non è approvato con 6 voti favorevoli e 13 astenuti.